Questa è una biblioteca che ha veramente importantissimi codici, fra cui qua il codice Mignano, ha incunaboli altrettanto importanti, cinquecentina bizzeffe. Questa biblioteca che è nata, come è stato detto e ripetuto, appunto dalla volontà di un signore che l'ha voluta lasciare alla città. E fonda una biblioteca. Se uno va a vedere i libri che aveva Gambalunga e che comprava, come ha accennato Oriana, sulla piazza di Venezia, perché non è che ci fossero in tutte le città le librerie. E come si costituisce la sua biblioteca? Se la costituisce non pensando soltanto a sé, cioè non prendendo, lui era un giureconsulto, non prendendo soltanto libri di legge, ma facendosi una biblioteca di cultura generale, quindi ci sono i classici latini, i classici italiani, i libri di scienze, c'è un po' di tutto, perché la sua idea è che di fare una biblioteca pubblica. Le biblioteche hanno un patrimonio di organico, di legature come ha questa biblioteca, perché un tempo, cioè, i libri che venivano acquistati venivano, come si dice oggi, acquistati in brossura. Quelli che arrivavano da Venezia non erano rilegati, ognuno provvedeva poi a farli legare come pareva lui. In pergamena naturale, che è questa, in pergamena tinta in verde, che è di un'eleganza estrema, purtroppo è anche di grande fragilità, e poi invece questa è anche la più solida, in martino rosso, cioè erano tutti esemplari unici, anche se venivano fuori da scrittori monastici o non monastici, perché poi nasce anche un professionismo, soprattutto a Firenze, però voglio dire, ognuno doveva, anche se venivano fatti a catena, erano tutte opere uniche, perché ognuno veniva copiato da un precedente. Se poi dopo venivano aggiunte appunto delle miniature, naturalmente in valore, ma per lo stesso materiale. Perché per ciascun foglio di questi appunto costituisce il velo di una pecora, la pelle di una pecora. Ecco, qui abbiamo l'incunabolo più importante che riguarda la linea. Valturio scrive questo trattato di tecnica militare, il De re militari. Guarda, se voi andate a vedere tutta una serie di macchine da guerra, vedete a dove ha attinto Leonardo da Vinci.